Benvenuti all'ultimo appuntamento della rassegna Concerti Aperitivo ideata dalla direttrice artistica Katia Ghigi, organizzata da Gubbio Summer Festival Amici della Musica Gubbio con il patrocinio del Comune di Gubbio e della Biblioteca Sperelliana. È anche l'ultimo incontro dell'appuntamento dello Spazio Giovani. Oggi avremo il piacere di ascoltare un programma raffinato che ci porterà attraverso il romanticismo fino alle atmosfere impressioniste del primo Novecento. A guidarci in questo elegante percorso troviamo Elena Ridolfi al pianoforte. Il concerto si apre con il preludio, fuga e variazione, opera 18 di César Franck, che è uno stimato compositore e bravissimo pianista che dedicò passione e molti anni di studi all'organo. La composizione che andremo ad ascoltare è scritta infatti originariamente per questo strumento e fa parte delle Six Pieces pour Grand Orgue. Oggi la giovane pianista di appena 16 anni ci propone la versione pianistica. La ricerca del suono diviene quindi fondamentale per ricreare la suggestione che possiamo provare nell'ascoltare questo grandioso brano in una grande cattedrale. La fuga centrale, inoltre, riprende esattamente lo stile bacchiano, ricordandoci che proprio in quel periodo la Francia stava riscoprendo la grande opera del compositore tedesco. Nella parte centrale troviamo due studi di autori diversi, Moscheles con l'Etude 18, opera 70, e Chopin con l'Etude 2, opera 25. Sono autori vicini, tanto che Chopin scrive tre studi come contributo al Méthode de Méthode de Piano, un libro di istruzioni per pianoforte proprio di Moscheles. Entrambi gli studi sono pensati per affinare il controllo della sonorità nelle alte velocità con difficoltà ritmiche nascoste. Chopin riesce comunque a rendere interessante la sua composizione, nonostante i fini didattici, impregnandola della sua tipica malinconia ed estrema eleganza che ci rimandano alla nostalgia per la patria, da cui il compositore era forzatamente lontano. Conclude il concerto la sonatina per pianoforte di Maurice Ravel. Il compositore scrive questo brano appositamente per un concorso di composizione e si divide in tre movimenti. Il primo, scritto in forma sonata, inizia con un tema nascosto dal colore tenue di quartine che lo accompagnano. Segue il tempo di minuetto, una danza molto elegante e raffinata con una grande ricerca di colori. Conclude l'anime, tempo che impiega l'esecutore fin dalle prime note, difficoltà che però non sovrasterà mai l'espressività musicale. Il brano è scritto nello stile dai confini non definiti dell'impressionismo, pur usando regole e schemi della forma classica. Thank you.
Thank you.